Possiamo partire per il boss adesso. Grazie a tutti all'imbarcata di chiacchiera. Di cuore gigante da parte vostra, vi voglio tutti con Marianna qui dentro. Lama di sventura Labyrinth. Si occulta. Ma lui è un asceta. Era mio, eh? Ce l'avevo. Ce l'avevo, man. Ce l'avevo. Ce l'avevo. Forse sei con Trai. Ma ha votato pochissimo il second try. Vedevo, lo colpivo, facevo veramente tanto male. Entriamo direttamente con le spade, oh. Lo affrontiamo melee questo qui. Vabbè, fatto praticamente. Come che non abbia la seconda fase. Second phase. Avete perso tutti. Tutti avete perso. Tutti. Tutti quanti avete perso. Buttate i mandarini nel cesso. 1985. Acciperz. Raga, mi dispiace. Uno. Risultato paro. Completo pronostico. Asso prende tutto, eh. Pronostico pari solo io. C'era solo un riccone. S'arraffata tutto. E quanto hai preso? 33.000. 33.000? Mandarini a Genoma. Io farei un investigation. Chiaramente qui c'è un caso di corruzione di mandarini sotto banco. Potrebbe benissimo essere, lo sai.
adesso mandarini buoni. Mi confermi, Genoma, che hai 33.000? Mercato nero del mandarino. Vichingone arrestato. 33k. Praticamente finanzi completamente tuo l'obiettivo del canale. Ragazzi, vi saluto. Buonanotte a tutti. Alla prossima live, Vic. È la prima sera per te, Parastoned. Sei stato qui fino alla fine. Ha fatto la sub al canale. Spero ti sia piaciuto quello che hai visto, altrimenti saresti stato qui. Saremo felici di rivederti qui in chat. Ci sono tante cose belle nel futuro che arriveranno qui. Per il momento ci stiamo divorando questo DLC, però il canale è verticale sul GDR, lo sai, hai visto il video, l'intervista di oggi, quindi non hai bisogno di sapere altro. Buonanotte Parred Stone, io ti lascio con un Morpheus. Anzi, con un Gwyn Team. In accordo con Vic, scommessa 1 a 100. Ci siamo scritti in chat privata, io Geno. Era ovvio. Ciao, Parred Stone. Buonanotte a chi va, buonanotte a chi rimane e un buongiorno nel vostro domani. Altra settimana, altra avventura in live, tutti quanti insieme. Comunque, sapete cosa abbiamo preso dalla boss fight? La lama di sventura di Mira. Interessante. Ceneri in cui ancora albergano gli spiriti. Usale per evocare lo spirito della lama di sventura, Mira, che ha un nome finalmente. Gli attacchi con i chakram delle lame di sventura sembrano quasi passi di danza. Questi asceti, che tentarono invano di diventare divinità tutelari, rappresentavano un flagello per chiunque tentasse di invadere la terra degli araldi del corno. Difensori. Le lame di sventura furono catturate molto tempo fa, prima ancora che gli invasori si abbattessero sulla regione. E durante questo periodo che Mira e Labyrinth hanno forgiato il loro legame. Si dice che dopo la morte di Mira, Labyrinth sprofondò nell'oscurità più totale. Noi abbiamo combattuto contro Labyrinth. Non abbiamo la cenere di Labyrinth, abbiamo la cenere di Mira. Interessante questa cosa. Potrebbero essere pure gemelli a un certo punto se li evochiamo. Potrebbe essere bello in realtà. Una cenere che potrebbe essere forte, tendenzialmente. Su, c'è una Fashion Soul che ci aspetta. Marianna è nuda. Che facciamo? Non la volete mica lasciare nuda. Mariannona nazionale. Ehi, buonasera a te, caro Homer. Welcome to the real world. Ciao Homer. Non conosci gli indumenti? Se non conosci, lascia perdere, oppure mi dai delle indicazioni generali.
pesante, medio, leggero. Buona continuazione, vado a vendermi i mandarini. Come vai a venderteli? No, non esiste che vai a venderti. Ciao, buonasera a te. Ti sei perso una bella imbarcata prima. Tra obiettivi canale e boss fight, peccato. Peso. Allora, se nessuno mi sgancia un Fashion Souls, procedo io, eh. Nudo, nuda, con con il vaso in testa. Sì. Questo è il normale status. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione. Let me solo air. Esatto. È lo status, cos'è quello? È lo status default, uno Sferatu Zod. Quando non sappiamo che Fashion Souls mettere, lo stato di default di Marianne è quello, che comunque ha il suo perché. Adesso è stato chiamato in gioco un Fashion Souls molto importante, uno da me amato, tanto, tanto amato, molto amato. Che però non riesco a trovare. Alenia. Oh, che meraviglia. Che meraviglia. Che meraviglia. Unico nel suo genere. Troppo bello. Era da tanto che non lo usavo. Grazie Vicious Avalon. Contate da adesso 20 minuti. Questo mi piace, me lo devo prendere per forza, mi serve. Contate da adesso 20 minuti. E poi saremo di nuovo in default, se ho voglia. Altrimenti terrò Malenia a mio gusto e piacere. Che qualcun altro non deciderà di investire i mandarini per cambiare. Mariannona col set Malenia. Levati proprio. Infatti le animazioni, ma anche le armor, sono brutte sopra i maschi. Bene o male, le armor maschili sulla donna stan pure bene, viceversa è un disastro. Questa è una cosa proprio chiara e palese. Però d'altronde non possiamo farci niente. Nicolas 99 Fren, grazie per il follow, benvenuto nel canale. Potrei parlare da 10 minuti. Ti tocca un po' aspettare. Tra 10 minuti potrai chiacchierare con tutti noi. Così avrai modo di capire se ti piace stare qui o meno. È un ottimo biglietto d'ingresso, secondo me. E penso pure che lo terrò anche per tutto il resto. Per tutto il resto delle cose che faremo qui tutti quanti insieme.
dove siamo? Ok, su per la via del punto numero 3. Mi sa che andiamo dritto. Dobbiamo prendere il ponte. Attenzione però, eh? Ah, aspetta, c'è il potentato. Potentato bevo. Questi contro il potentato devono morire tutti. Punto. Ma allora non hai capito niente. Lui è maledetto con i serci laggiù. Quelle sono le lacrime della belva ancestrale, fanno troppo male. Mi chiedo come sia possibile una roba del genere. Pazzesco. Loro in realtà sono molto semplici. C'è un altro potentato. Questi se non li facciamo fuori è un casino. Boom, in bocca. Questi termini di D&D sono i trash mob, quelli a un HP che mette i Dungeon Master dentro le sue mappe per obliterare ogni tentativo di PNG, dei personaggi giganti, nel fare un qualcosa di fretta. Un HP, li tocchi, muoiono, però fanno danni. Ah, ecco appunto, vedi. Guarda, è bella sorpresa che mi hanno fatto, guarda. Vieni Chicco, vieni che c'è la Santa Inquisizione qui. Eh sì. Una cosa mi ha colpito del potentato, non bevono bocce. Strana sta cosa. Non bevono bocce. Adesso te lo dico. Dammi un attimo. Datemi solo un attimo che apro la mappa. Perché mi sono perso anch'io. Capita. It happens. Stiamo tornando indietro, infatti. Punto 3 dobbiamo andare. Cavallo. Peccato che sia bello solo sul PC femminile, è certo. Ciao France, buonasera. Benvenuto in live. Ciao piccolo. Dove ti stai recando? Adesso ti faccio vedere. Sto rileggendo alla live. Sei al villaggio di Bonnie e Clyde? Sì, sono al villaggio. Vic livella. Vero? Credo tu abbia abbastanza rune per il level up. Ho fatto la belva ancestrale ieri sera. Da quando si può usare il cavallo è un'altra cosa. E invece no. E invece no. L'avresti dovuta fare senza il cavallo. Perché a noi dei giochini degli alti piani di Front Software non ci stiamo. Che spada stai usando? La spada di Rellana. Devastante. Stupenda. La Dual Rellana, mamma mia quanto è bella. Insieme ai tizi con le torce in DS1 sono i più pericolosi di tutti i Souls. Se creassero un esercito, mamma mia, non mi ce l'ho a pensare. Grande idea hanno sperato Zod. Nel DLC del DLC, che non esisterà mai, facciamo un po' come i Deacons of the Deep. Facciamo una boss fight dove ci sono 100, 200 di queste anime corrotte, maledette.
di queste ombre. E solamente uno è il boss, però non lo riconosci mai. Nel frattempo ti tirano le pietre ovunque. Bello, sarebbe bello. Bella boss fight, non sperato. In parte però provo, era insopportabile seguire quel plesiosauro con la mappa. Sì, ma... da sempre si è detto che quella boss fight doveva essere con Torrente. Ma aveva senso Torrente metterlo dentro la boss fight all'interno dell'albero? C'è chi dice no, però è palesemente disegnato per farlo col cavallo. Allora, o me lo metti da subito, Elden Ring Vanilla, oppure non me lo metti semplicemente per farmelo più facile dopo mesi, perché lì mi fai solamente incazzare. Io credevo che fosse inaccessibile per motivi di lore. Pensa un po'. Vi andate, io stacco. Una buonanotte a tutti e grazie per la compagnia. Ciao Iggy, ti aspettiamo qui tutta la settimana. Buonanotte. Ti mando il plin plin plon. Plin 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 plon. E questa ormai è la buonanotte. Perma staggerato. I Deacons of the Shadows. Una bella seconda fase di Radagon è sempre in forma fusione con Marik. Qui però stiamo sognando alto. Buonanotte Iggy. Ci vediamo settimana, caro. Domani vi beccate la programmazione. Questo weekend non ci sarò né sabato né domenica. Mi vado a sparare due bei concerti. Forse ci potrei essere il pomeriggio. Ma è tutto da vedere. Settimana piena, ovviamente. Tranne il martedì che gioco da tavola, molto probabilmente. Però arriverà tutto domani. Domani sera Elden Ring. Molto probabilmente mercoledì Baldur's Gate. Ci devo pensare. Passiamo il ponte. Eccolo qui, la musica dell'amicizia che non muore mai. Buonasera Gappe, buonasera Raidoni. Buonasera Fighter Cappers. Welcome. O Cappe Fighters. Ci siamo? Ci siete? Grazie ragazzi. Grazie viandanti. Fate conto che avete il prezzo di ogni cosa che volete mangiare da turco dimezzato, quindi sappiatelo. Turco molto gentile da questo punto di vista. Turco però questa sera c'ha solamente spaghetti alla carbonara, però non fatta con capocollo, pancetta, lardo di colonnata, neanche il guanciale, ma solamente la coppa arrosto della carne di grifone, carbonara alla grifona. Sentiamo che dice questo fantasma. Abbi pietà, muoviti ad entrare nel vaso. La semidivinità ti attende al suo interno. Come? Come? Per gli sciamani come te è vostro compito. La vita ti è stata accordata per questa ragione. Aspetta un attimo. Muoviti a entrare nel vaso. La semidivinità ti attende al suo interno, quindi sta intimando a qualcuno di entrare nel vaso. Dove ti attende la divinità? Per gli sciamani come te è tuo compito. La vita è stata accordata per questa regione. Ti devi immolare dentro il vaso per la semidivinità. E chi era?
Sappiamo benissimo che le semidivinità e i semidei sono pochi. Si contano sulle dita di una mano. Buonasera, Cap, buonasera. Benvenuti a tutti. Buonasera, Cap, c'è l'uno scuro a tutti i Riders. Fighter Riders Uniters. Oddio, ne voglio una padella intera. Potrei uccidere per la carbonara. Io sono un campione della carbonara. Ciao Vikingone, finalmente ho finito. Appena esco passo a fare due chiacchiere. Buon proseguimento. Ciao Manzorro 88. Ciao. Ciao Ciolone. Adesso hai fame. Vai in cucina immediatamente. Ciao fratello. Di nuovo la divinità. Bannato perché mi fa venire fame. Io sono un infame, raga, da sto punto di vista. Sono veramente un infame. Mariano Played, welcome. Marianone, buonasera. Ve sono mancato? A voglia. Soprattutto i mandarini. Sai una cosa, abbiamo la prediction pari e dispari che ormai è stable. Tua idea, non mia. Grande Mariano. Ma lui sembra l'Avvizzeto. No, lui è un araldo del corno. Punto e basta. Che sta cercando di entrare assolutamente dentro un vaso. Anch'esso. Passato giusto a dire ciao che domani c'è la sveglia. Lo so benissimo, caro fratello. Ci sentiamo. Bocca al lupo per domani, bro. Un sacco di in bocca al lupo. Sleep well, my bro. Grazie per il ride, bro. Thank you so much. Quale dei progressi ti è piaciuto di più e perché proprio Astarion? Notte, cappe, notte, notte. Se fosse vero saresti moralmente obbligato a farmene un po'. Sì. Io ve la faccio a tutti la carbonara. Non solo quello di fetish hanno Ciolone. Dovresti recuperarti. No, non ti dico nient'altro. Signori, 3 anni di studio dello scientifico e farmi venire l'idea della prediction. Ma più che idea clamorosa, è un'idea che funziona. Capito, Mariano? Comunque, ci sei mancato. Ognuno che non torna qui mi manca. Qui non c'è niente. Capanne delle fruste. Ah, ho trovato questo però. Frusta dentata. Frusta incastonata con sudici denti deformi. Che schifo. Mio Dio, di chi saranno? Saranno dei cadaveri che hanno buttato nel... Ok. Sporchi e pervasi da malattie, i denti che ricoprono la frusta instillano veleno mortale ad ogni attacco. Veleno mortale. Denti sporchi, puzzolenti, pervasi di malattie. Ma siamo sicuri che la sanità mentale è ok qui? Con il passare del tempo le ferite si infiammano e secernono purulenza. Pure. Magari sono pure tutti cariati. Si dice che le carni degli sciamani siano capaci di fondersi armoniosamente con quelle altrue. E quindi c'è bisogno di una frusta dentata, con i vermi che escono fuori dai suddetti denti. Colpo di frusta castigatore. Volto a infliggere il massimo dolore, riduce brevemente la velocità di recupero del vigore. La sofferenza, il coraggio e la duciltà. Guarda, questo neanche lo prendo come... Non lo voglio più leggere in termini di lore, questo oggetto qui. I denti cariani. Sto provando a fare la honor, ma sto facendo fatica. Sono già morto 2 volte. Bella la frusta dentata, bella. E giù c'è una grazia. There is a fucking grace.
It's a huge fucking race. Quella di Oslo che proprio richiamano il sangue. Tra l'altro la lore di Oslo a me mi ha fatto sempre impazzire, eh? Attenzione, voi la trovaste? Questa maschera? Perché non tutti ce l'hanno, eh? Ma io sì. La maschera di Dialos. Ce l'avete? L'avete mai presa? Questa è stupenda, eh? La maschera di Dialos. Non la riesci a prendere finché non fai per bene la sua quest. E certo, quell'altra non si può quasi vedere. Questa è stupenda. Buonasera, Kralis89 is back. Bel gioco, vichingone, eh? Assolutamente sì. Andiamo, via. Andiamo, senza indugiare. Verso il punto 4. Dei lupi. A cui non voglio dare assolutamente fastidio. Di quel tipo. E io questa qui la frego con la mia spell. Non la scampo. Abbiamo tutti i tool a nostra disposizione. Un pochino di lupi non vogliono attaccarmi, io li lascio stare, eh? Voglio sempre lasciati stare e li lascerò sempre stare. Voglio troppo bene a Sif e i felini in generale. E il lupo mi ricorda sempre tanto il compagno di Artorias. Personaggio che dentro di me non è mai tramontato. Per me Artorias è From Software. È proprio il personaggio che, insieme a Sif ovviamente, che ci fanno tutti sti lupi qui. Non mi convince la situazione. Artorias e Sif. Meglio di quello non c'è. In termini di lore. Ma non perché sia una lore complicata, devastante. No, devastante lo è comunque. Ma è proprio l'emozione che ti mette. Sapere cosa sono loro due, ovviamente. Non è che ti emozioni e basta, perché a un certo punto combatti contro sto lupone gigantesco in un cimitero, uno spadone che tiene tra le zanne della bocca. Ah, qui c'è il simpatico. E devo tornare qui, devo provare a salire da questa parte. Non è tanto quello, è proprio poi il rapporto che ti viene spiegato attraverso le quest che tu fai, ma questo solamente con il DLC, di Elden Ring, di Dark Souls, che sennò rimane comunque un rapporto bello e struggente, ma di Artorias sai poco nel DLC liscio di Dark Souls. In Dark Souls Vanilla, volevo dire, scusatemi, sono un attimo impazzito. Quindi sì, per me Artorias e Sif sono la storia di From Software. In termini di proprio engagement emotivo. Lore devastante.
quando poi te lo ritrovi come alleato da combattere contro Manus dell'Abisso, lì ti viene il coccolone finale. Coccolone finale. Volevo andare su, ma non ci si riesce. Torniamo indietro. Quando 5 minuti, tutti fili di occhi. Chi aveva fatto Malenia? Vicious Avalon. È in chat Vicious Avalon. Quanto è passato? Quanto è passato Avalon? Fammi sapere. Comunque penso di sì, tendenzialmente. Quasi. Posso salire da quest'altra parte? 25 minuti. Ci sta, ne hai facoltà. È aria lui che mi dice rovinare la festa. Ok. Facciamo così, va? Vai, vai, vai Mariannetta. Vai Marianna Bella, vola. Ecco, Blade non è Artorias, chiaramente, ma ha più vibe di Berserk. Ma Artorias is always in my mind. Benedizione del Regno dell'Ombra. Finalmente possiamo andare a 9. Adesso livello. Ma la domanda è, ma fino a quando la vogliamo spingere, Marianna? Perché Por PvP può diventare un problema. Quanto la vogliamo spingere? Fede 17? Fede 18? Sento che sto buttando un po' di punti su Fede, però... Però gli altri siamo cappati, 50-45, forza, destrezza, int. Andiamo di Fede. Potrei fare arcano giusto per togliermi degli sfizi. Ma andiamo straight. Che ci frega. Con il filmato alternativo arriva ancora peggio la botta, dice una sfera Zod. Concordo. Vic, quando 5 minuti ti devo chiedere una cosa. Spara tutto. Siamo sul prossimo Fashion Souls, quindi c'è Artemis che è in attesa di sparare. Ricordati di livellare, abbiamo fatto. Comunque Vic, ti sta mancando non portare ovviamente per dare il dia al DLC Dragon's Dogma e Baldur's Gate. Ti sta mancando non po- assolutamente tanto, mi sta mancando tantissimo, mi sta mancando. Sono due giochi che amo. Loro due più questo. 200 level cap. Potrebbe essere. Dice si sta ricaricando. No, non sono riuscito a entrare nel mausoleo. Vi lascio i miei ultimi 24 mandarini. Vi auguro una buona notte a tutti. Ciao Scarecrow. Che mi dici di Michela? Niente, perché altrimenti potrei mandare da Odino e spaccare tutto. Buonanotte, ti becchi Gwyn. Perché ti dice che ricarica? È perché molto probabilmente ancora non è passato il tempo. Si è in ricarica, non è passato il tempo. Aspetta un attimo. Prova ora. Che mi devi dire di Homer? Dimmi tutto, Homie. Dimmi tutto.
Io mi sa che qui taglio dritto, non c'è niente da vedere secondo me. Taglio dritto e basta. Zona 5. Abbiamo livellato. Quello ti volevo chiedere, no, non ci sono arrivato ancora. C'è di quella belva furente. Attacco con gli artigli, con le zanne. Cenere di guerra che fornisce a un armamento l'affinità e incisività. E la seguente abilità, belva furente, esegue un passo ferino, salta e colpisce dall'alto. Il passo iniziale può essere in avanti, indietro, a sinistra o a destra. Può essere seguito da un attacco potente per seguire un attacco supplementare, usabile sugli artigli ferini e basta. Notevole. Il DLC va a completare tanto, eh. Secondo me, con tutte le aggiunte delle ceneri di guerra, ne vedremo veramente delle belle. Questo gioco è immortale, come Skyrim. Per me questo gioco è immortale. Ho in mente ancora, cioè, altri 5 personaggi ho in mente. Da provare, ovviamente. Non li faremo mai, è ovvio. Però la potenzialità è quella. Che cazzo è successo? Oh. No, no, belli. Non voglio farvi del male. Le gambe sono di materiale più resistente. Prova a incendiare il ventre. Solo adesso arriva questo messaggio. Prova ad incendiare? Ma lui è già incendiato. Questa è una follia. Prendiamo questo subito. Qui c'è stato un liscio, eh. Ci faccio un po' qui per fare cosa? Dici che è stato tradotto male? Oddio, se è stato tradotto male voglio morire. A me mi sembra una follia incendiare il ventre di una cosa già incendiata. Ma che non ci metto una bomba dentro? Ma non mi sembra il caso. Niente, non funziona. Fammi controllare. Annaggia, oh. Community. No. Postazioni. No. Ricompense sì. Mandarino. 17% sfida community. Molto bene. Fashion Souls Request. Tempo di ricarica per riscossione 30 minuti. Eh no. Metto un minuto. Metto un minuto, vediamo un po'. Prova un po', Barbara. Ora sì. Vai. Il set di Alberic.
Sicura? Ok. Alberic. Oddio, chi era Alberic? Mio Dio, Alberic. Qual è Alberic? Il set di Alberic. Elmo di Alberic. Mi sa che... Aspetta, qual è il set di Alberic? Ok, ci sono. Sì. Visto. Vistissimo, eccolo. Super visto. Ce l'ho. C'ho tutti. Li ho tutti io. Forse. I set li ho tutti. Dovrei averli tutti. Alberic è super leggero. Ricordo male, eccolo qui. Alberic è terribilmente potente. Andiamo, segnalino 5. Vai, vai. Vai, bella, vai. Domanda clamorosa, ma torrente secondo voi maschio? Gandalf il blu piace tantissimo. Non propriamente come Gandalf, però va bene. Noi lì su dobbiamo andare. Oh. Per te è maschio, ma non vedo il batacchio però. Batacchio ce l'hanno solo i cavalli a Red Dead Redemption. Redemption. Solo lui aveva i cavalli con il batacchio. Si passa dietro? Neanche morti. Sì, vabbè, Red Dead Redemption c'aveva una... C'è un realismo, regà. Sembrava vita reale, perché il gioco trasmette vita reale. Ovviamente con i suoi pro e con i suoi contro. Io devo andare qua su. Ok, poi? Ok. Questi sono anni di esperienza con il cavallo di Skyrim, eh? Mi sento di poter dire. Anzi, no, me la sento proprio calda e ve lo dico. Queste sono armi di... Questo? Armi di distruzione di massa. Questo sto facendo con torrentone. Non capisco questo luogo. Sembra tipo un mausoleo. Attenzione. Scintillastra, eh? Non mi ricorda nessuno lo scintillastra. Quindi perché dovrebbero stare qui? C'è solo un modo per capirlo. Reperibile soprattutto presso Manus Metir. Questo è chiaramente un set da maschio. Adesso qui, infatti, si vede. RD2 è pazzesco, no, semplicemente inarrivabile. È nella mia top 3, eh. Una cosa, ma scattata la mezzanotte non si dovrebbe poter rimettere i mandarini nella sfida? Mi sa che abbiamo iniziato proprio dopo mezzanotte. Ah
Altra cosa, hai fatto qualche congettura importante su come possa andare avanti questo DLC? Ho una mia congettura, che è un po' quella di tutti. Michela deve morire, altrimenti quella di tutti, quella che abbiamo vissuto qui in canale. Trina ci dice di uccidere Michela prima che possa diventare un dio e faccia qualcosa di veramente malvagio. E dobbiamo capire come fermare questo Michel. Attualmente lui non ha più il corpo, quindi mi aspetto prima o poi di vedere un momento in cui lui si palesa con questa grande energia dorata e lì non so cosa può succedere. Sta cercando di possedere il corpo di Mog. Guglia di Rabat. Qui ci dovremmo sentire a casa. Ve ne sono nell'interregno le guglie qui, eh? E quindi... dobbiamo un attimo capire quali sono i piani di Michela, perché in tutto questo io ancora non ho capito niente. Non ho capito il perché di questo DLC. Capisco solo che è splendido, ma tutto il resto è un po' ancora annebbiato nel nulla. No, e come faccio a capire? Non la posso capire. Non ne ho la minima idea. Allora, vi faccio un piccolo recap per come vedo io il DLC, ok? Ma proprio se ce la faccio in 30 secondi e clippate siete degli eroi. Mi do un attimo il via, aspettate un secondo. Via. C'è un regno delle ombre dove c'è un tiranno segregato qui dalla cattiva madre per muovere guerra e distruzione, non si sa perché. Il figlio odia la madre, la maledice fino al punto di togliere il sigillo che le ha donato e diventare un mostro. Noi lo uccidiamo, il mostro del DLC. In tutto questo c'è Michela che viene qui toccando il dito di Mog dentro il bozzolo, viene qui, si separa dal suo amore, dalla parte infantile del sogno e del sentimento, per diventare un mostro al fine di raggiungere la divinità. Ma per fare cosa? Fine. Fine del riassunto del DLC. Meccanismo non si muove. Faccio muovere io. Trasmutatore. Eh no, dovremmo andare giù. Hai capito come funziona qui? Io qui mi metto l'anello del gatto. Talismano del gatto. Sbam. Ah. Meccanismo non si muove. Allora, vi fu un tempo in cui, prima che iniziasse il DLC, adesso però mi fermo per bene. Ok, mi fermo proprio per bene. Vi fu un tempo in cui io dissi, sono a 80 ore quasi di DLC, con la mappa quasi tutta
Vista. Vi fu un tempo in cui io dissi, prima che iniziasse tutta la storia del DLC, analizzando bene i trailer, io dissi: cari ragazzi, cari ragazzi, ma qual è? Qual è l'incipit? Qual è la storia di questo DLC? Per quale motivo io dovrei toccare un dito avvizzito per andare in un mondo di cui potenzialmente non me ne può fregare di meno, per inseguire la guerra di un pazzo scacciato dalla madre come Lucifero dal paradiso, poiché era il figlio marcio? E poi veniamo a scoprire che lui era l'ultimo degli ultimi. Vado in giro e lo ammazzo. Lo ammazzo per quale motivo? Aspetta, fammi finire, Homer. Lo ammazzo per quale motivo? Sì, è stato cattivo, ha ucciso tante persone. È stato mosso dalla mano di sua madre, che nel frattempo ho sdraiato. Allora, perché io devo venire qui? Per sculacciare Mesmer? L'abbiamo sculacciato. Prima ci ha sculacciato a noi. Chiaramente non sto andando avanti da dopo Mesmer con la lore, perché io il combustibile non l'ho usato all'albero. Però nel frattempo abbiamo visto, siamo stati testimoni del distaccamento del proprio corpo di Mikel all'interno di questo reame per diventare un vessel, energia pura, chiamatela come volete, per ricongiungersi con il suo consorte. Cadavere di Mog, almeno così Sir Ansbach ci dice. Scopriamo anche, come avevo detto io, che quello nel bozzolo al tempio di Mog non è Michella, è Mog stesso, messo lì come un cadavere zozzo. Quindi tutta la nostra boss fight con Mog era una proiezione, perché è venuto fuori dalla pozza di sangue. Ma questa è una mia teoria, tra l'altro confermata da Sir Ansbach. È lui che ci dice che è stato il corpo di Mog a farci fare il viaggio da questa parte. Quindi Michela lì dentro non c'entra proprio niente. Da quel bozzolo è uscito qualcuno e poi è stato messo dentro Mog. Ma tutta la motivazione che è dietro il DLC è che non è che stiamo qui per aver fatto il culo a un tiranno. Stiamo qui per testimoniare l'ascensione del giovane Gesù Cristo Mikel, che non è tutto sto buono del gentile buon Mikel, perché tutto ci lascia presupporre che, eliminando ogni parte del suo corpo, elimina ogni sua costrizione anche mentale ma anche sentimentale nei confronti della sua metà, che è Lady Trina, la sua metà femminile, per diventare un avido pezzo di merda. Quindi un dio, molto probabilmente anche severo, che non ci capisce niente, per quale motivo io devo rincorrere il delirio di una divinità? A me non me ne può fregare di meno di Michela il Gentile. Qual è l'incipit? Dopo 80 ore probabilmente mi mancano dei pezzi, ma come già dissi all'epoca, è solamente impiccioname. Vado di qua perché è successo qualcosa, sono nel Lord Ancestrale, fammi dare un'occhiata.
A me non me ne può fregare di meno. Certo, ho adorato la lore dietro la lore di Trina, quindi la religione che ha avuto un inizio e poi è scomparsa così fulgidamente all'improvviso dall'interregno per andarsi a rifugiare molto probabilmente di qui. Ok, quindi mi aveva intrigato quella cosa che non potevo trovare in Elden Ring. Potevo solo trovare le tracce di un qualcosa che era stato ovviamente tagliato dal content. Quindi ti crea un po' l'hype. Ma dopo di questo non c'è niente, eh? Anzi. Vorrei finire il gioco appunto perché voglio dire la mia su questo argomento. Perché se poi mi arrivano le risposte, ok, va bene. Ma le mie sono domande pesanti e non è che quando l'ho fatte prima che uscisse il DLC non erano buone. Io avevo messo in guardia un pochino tutti. Anzi, sono stato pure un rompicoglioni su questo aspetto. E lo continuo a dire dopo 80 ore nel DLC. A noi di Michele il Gentile, se non fosse per via di un personaggio scritto da me che è collegato alla lore di Michela e quindi lì avrebbe un senso, ma a me lord ancestrale, ma di Michele il Gentile, ma che me frega? Cosa mi frega a me di Michele il Gentile? È bellissimo tutto il dualismo di Michela, Trina, mi ha fatto impazzire, ma quanto è fine a se stesso? Quanto? Almeno la storia di Mesmer era bella dritta. Figlio usato, abusato, scacciato, dimenticato, maledetto. Estirpi la serpe, no? Dai pace a questo regno, elimina il tiranno, che poi pure lì ci sarebbero cose da dire, eh? In che modo è stato interdetto qui Mesmer? Perché la madre l'ha rinchiuso qui, voglio sapere come, dove, perché, quando. Mi sembra che lui era molto contento di stare qui, eh? Perché fino a una certa ha fatto il servo baciamano di sua santità. Come l'ha ricattato? Se alla fine gli dici che tu sia maledetta, Marica. Dico queste cose qui, attenzione, eh? Lo dico a luna di notte, il VOD rimarrà. Lo dico per i posteri, for future reference. Ricordatevi di quello che vi ho detto questa sera. Perché se il DLC è una storia fino a se stessa, è terribilmente deludente. Andiamo avanti. Anzi, no, vi leggo. Vic, sicuro di entrare con Torrente da fuori. Sembra molto tipo gli anime vecchio stampo. Il villain dice che vuole potere e tu gli vuoi chiedere, ma perché? Perché il nostro Tarnesh è un pimpiccione. Gesù Cristo, Michele, in teoria non sei ancora la lord, ma non è il DLC però. E no, mi considerano lord invece. Pure sta cosa l'ho vista, non ho sferato Zod, eh? Qualcuno mi tratta come lord. Ora non mi ricordo chi, ma qualcuno mi riferì a me come lord. Sì, invece Mesmer ti riconosce come tale. Ma se io lo gioco come dovrei girare prima, mi bastano due boss per entrare qui. Sì, certo che ci arrivi prima. Infatti è un... Cioè, il gioco non ti fa il check. Non ti fa il check e ti vede se sei un lord o meno. Almeno io non lo so, che non sono entrato qui
come non lord. Non ci sono entrato. Bisognerebbe vedere se ci entri da non lord ancestrale. In realtà la mia idea era proprio non finire Elden Ring per, proprio per capire questa roba qua. Riccardo dice: Santa Trina ti ha chiesto di ucciderlo prima di diventare una divinità per compassione, ma tu potessi fare sti cazzi. Sì, esatto, bravissimo. Penso hai capito il mio punto. Stagionato. Mesmer dice che ci è stata concessa la luce, che è la grazia che ci guida, non che siamo lord. Io ho ancora una domanda che mi faccio da quando è venuto fuori il modo in cui si entra nel DLC. Forse potessi avere ragione, non sferato. Dovrei rivedere l'intero dialogo. Mesmer dice: come hai potuto concedere a costui di diventare divino? Bisogna rivedere. E ricordavo male allora, però così non quadro il modo in cui posso entrare. È quello che è un errore enorme di lore che ti considerano lord. Se io ci arrivo in uno sconfitto Marika non sarei lord. Secondo me non puoi entrare senza diventare lord. E le condizioni sono le sconfitto Radan e Mog. Raga, bisognerebbe vedere. Voi sicuramente che l'avete finito potrete trovare delle informazioni al riguardo. Io al momento è così che sto capendo. E la trama fa un po' buca da tutte le parti, cioè non si capisce dove apparare. Che era la mia paura, se voi vi ricordate, e vi ricordate sicuro perché vi ho fatto due coglioni così, vi ho fatto all'epoca, che tutto l'incipit di questo, eccolo qui, la parete fantasma, sbloccami il vento. Dove sei, vento? Ci arriviamo con torrente. Sì, ci arriviamo con torrente 100%. Andiamo giù, eh? Usciamo da qui. Tutto l'intero incipit di questo DLC a me mi è sempre puzzato. Guglia di Rabat. C'è pure una grazia qui sotto. Sbaglio? O è un focherello? No, non è un focherello. Andiamo a prendere. Vai. Io l'ho sempre detto che questo DLC bello, per carità, perché tu vuoi giocarti degli approfondimenti, ma mi devi dare un motivo forte che io ancora non ho trovato. Abbiamo trovato un mondo devastato per ordine di madre violenta, un figlio dimenticato accoppiato con serpe. Abbiamo il wokeism del cambio di identità dell'essere fluidi di Michela e Trina, e di un ragazzo, il gentile, che vuole diventare un dio. Vuole diventare un dio perché? Così, per sfizio, per emulare la madre. Cioè, non è che ti svegli la mattina e dici: sai, cazzo, ho proprio pensato di diventare una divinità. Sai, cioè, potrebbe essere figo. Faccio un po' come mamma. O si parla di sgarbo forte nei confronti di Michela, che non c'è stato ancora raccontato, e quindi c'è l'ennesimo tema della vendetta. Oppure per me è una roba veramente fine a se stessa. Eccolo. Eccolo Spring. O si vuole vendicare della sua condizione di maledetto, non lo so. Vuole diventare un dio per abolire la maledizione che lo affligge. Non lo so. Pure lì sarebbe molto debole. Voglio diventare un dio così tutto quello che mi affliggeva prima potrò eliminarlo, estirparlo.
O magari c'entra di mezzo la sorella, Malenia. Divento Dio, voglio tanto bene a sorellina, che la voglio curare. Questo potrebbe essere una chiave di lettura, volendo. Questa potrebbe essere una chiave di lettura. Ma nel punto in cui Michela viene da quest'altra parte, che non si è capito ancora, Malenia viva o morta? Come fa lui a saperlo? Cannone di Rabat. Ecco, ci voleva proprio adesso il cannone. Cannone molto buono qui, eh. Cannone molto buono adesso. Cannone di Rabat. Vaso cannone usato per sparare dardi pesanti. Figo, questa roba bloodbornesca, eh? Un capolavoro dell'artificiere arcano. Arcano? Sto per godere forte. Le scintipietre che circondano la canna consentono ai dardi di infliggere danni magici. Oh mamma mia. E guidano i colpi verso i bersagli. Homing missile incoming. Abilità calcio. Spingi il nemico con un calcio alto. Utile contro i bersagli chiusi in difesa. E poi non gli spariamo il cannone, perché permette poi di sbilanciarli. Questo è roba cariana? Cannone cariano? Non potrebbe essere più bello. D'altronde è su una guglia magica. Forza 28 però. Intelligenza 0. Cos'è questo? Come fai? Non lo provi il cannone? questo è Bloodborne, raga. Raga, questo qui è Bloodborne. Ma 2000 per 2000 Bloodborne. Solo che non lo posso usare il cannone arcano. Voi ce la vedete, Marianna, con sto cannone in mano? Non lo può usare. Non lo può usare. Dardi pesanti. Forse dovrei mettere i dardi qui. Mettiamo i dardi. Aspetta un po'. Scusate, non li ho i dardi. Dovrei comprarli. Lasciamo perdere, accanniamo proprio tutto quanto. Mi ho sprecato pure già troppo tempo per questa cosa. Figuriamoci. Per fare il gradasso con fratelli e fratellastri. Sì, certo. Faccio il santo a Natale per farvi vedere quanto ce l'ho lungo. Non lo so, insomma. Secondo me non puoi entrare senza diventare Lord. Le condizioni per aver sconfitto Radan e Mog. Ma la motivazione dovrebbe essere la minaccia derivante esattamente da cosa? Io non ho ancora finito il DLC. L'ultimo passo è stato usare il combustibile, poi mi sono perso nel cercare armi e armature. Stessa cosa anch'io. Ah, ma ho capito, il game level designer era un genio, l'ha scritto lo stagista. No, l'ha scritta Tanimura. Ah, evocatemi un Tanimura, grazie, per fare il grasso con i fratelli. Io sono Dio, voi siete semidei. Nella wiki la frase di Mesmer non è proprio da un ballo, no? Ma forse se volessimo dare valore alla presunta bontà di Michela potrebbe fuori diventare il numero uno per forgiare un mondo migliore. Ma fallirà miseramente. Ma non ci crederò mai. Il giovane Gesù Cristo. Ma il giovane Gesù Cristo non abbandona l'amore. Creare il mondo migliore serve crearlo con la forza dell'amore, non con la tirannia di uno che si denuda di qualsiasi cosa per diventare a tutti gli effetti un'intelligenza artificiale. Non vorrei fosse sempre la fiera nella traduzione a mozzo, neanche io vorrei, sai. Che porcheria. In fondo non è lui che dà casa a Reietti? Sì, ma per quale motivo? Per creare un culto? Culto di un pazzo, magari. Posso garantirvi che diventare Lord non è requisito per accedere ai contenuti del DLC. Vabbè. Ci abbiamo la cattedrale qui da vedere, eh? Quindi abbiamo visto tutto.
andiamo almeno davanti alla cattedrale, signori. Concordo, ma se sta preparando un rituale strano, forse è necessaria la spoilazione completa per metterlo in alto. Non so, sto invecchiando, eh. Sto invecchiando, sto inventando. Scusi. Scusami, è proprio la mia dislessia. Gioca dei brutti scherzi. Ti voglio bene. Sì, ma è comunque sempre la saga della salsiccia più grossa. Da From mi aspetto qualcosa di più. Non del salsicciame. Che vado in campagna con gli amici miei. Le salsicce di Ferruccio, di Ugo, a farmi a braciolata. Non nel Regno delle Ombre. Tutte bellissime idee. Fanno acqua da tutte le parti. Per me l'unica idea bella, che ci starebbe veramente tanto, è l'amore verso sua sorella. L'unica. Divento un dio, sacrifico tutto, accanno Trina, perché serve quello per diventare un dio, altrimenti non raggiungerò quel potere per poter aiutare mia sorella. Che a questo punto, ripeto, se sta di qua, come fa a sapere che nessuno l'ha sconfitta? Allora forse, se è questa l'idea, ma così non è, chiaramente, perché adesso vi dico anche il perché, se dovesse essere questo il fine di Mikel, non puoi accedere al DLC se hai sconfitto Malenia. Siccome Malenia è morta, non è quello il fine di Mikel. Forte. Perché i boss che devo uccidere sono Radahn e Mog per accedere al DLC. Mog l'abbiamo capito. Radahn? Dove cazzo è Radahn in tutto questo? Scusatemi. Dov'è Radahn? Qual è il look di Radahn qui dentro? Oh, cucciolo, è morto male. Chiaramente non mi spoilerate, perché mi incazzerei. Però non mi torna Radahn. Vedi, qui si passa. Che famo? Prima cattedrale o qui? Questo va in poll. Lascio decidere a voi. No, la poll è chiusa, vado io. Vado io. Vado di qua. Dov'è Radahn? Nella spada meteorica? Che senso ha? Ma non c'è niente lì sopra. C'è questo. Aspetta. Vi leggo. Perché sento che è molto importante. Magari ha visto la madre fallire e vuole rimediare. Per carità. Non dovrebbe sapere di Malenia morta, in teoria. Non avrà il potere di resuscitarla se qualcuno la ammazza. C'è un quesito legato alla possibilità di salvezza e redenzione, secondo me. Esiste una salvezza oppure no? La vedo un po' così. Molto spirituale questa cosa. Secondo me qui giù ci vanno proprio pesante. Senza fraintendimenti. Forse perché ha combattuto con Malenia. Radahn è un po' quella cosa che fa la From, mettere in difficoltà e rompere i cojones e play con queste cose non necessarie. Perché è l'armatura che spacca. O Mitsu 2. Sì, ma magari non vuole salvarla dalla marcescenza. Allora, tutte le teorie sono buone. Noi nel gioco la lore non ci dice niente, raga. Noi adesso stiamo facendo tutte supposizioni perfette.
ognuno di noi ha ragione in quello che dice, al netto se troviamo qualcosa che ci dice altro. Io questo qualcosa ancora non l'ho trovato. Quindi tutte le speculazioni sono belle, tutte le idee sono strepitose. Io ho la mia, che guarda caso è un po' il vibe che ho sentito fin dal rilascio, dei trailer. E mi ci sono pure incazzato con molti di voi in live che mi dicevano: no, non ti preoccupare, Vikingo, tanto l'incipit lo trovi. Te pare te lo mettono nel trailer? E cazzo, non me l'hanno messo in 60-70 ore. L'incipit sta ancora appeso così. Ma tu lo devi scoprire. Ho capito, ma metà il DLC, il gioco è servito però, A meno che non vuoi fare lo spoilerone finale. Ok, ma mi devi far assaggiare. Ok, io devo assaggiare l'idea di dove va a parare. Andiamo a vedere come finisce. E tanto lo finiremo insieme, raga. Tutti voi che fate parte di questa chat e di queste speculazioni, Rocca delle Ombre, quartiere della chiesa, questa è tutta la parte est del castello, della Rocca delle Ombre di Mesmer, totalmente la sua metà, un delirio allucinante. O facciamo questo o andiamo a vedere la cattedrale. Io però adesso il pollo lo faccio, pollo, anche perché è l'1.20, siamo lì lì. Cosa facciamo? Torre est, cattedrale. Ci sono dei posti che non siamo, dove non siamo stati ancora. Magari ci daranno le risposte. Attualmente è così però. Start poll. Vai. Startiamo sta poll. Non si può parlare senza spoiler. No, non si può parlare. Io sto semplicemente facendo congetture. Finalmente questa parte mi è piaciuta. Bene per la gente, io stacco. Domattina sveglia presto. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti. Artemis. Buonanotte, grazie. Grazie Artemis. Buonanotte. Buonanotte tesoro. Sleep well. Ti mando il plin plin plon. Per forza. Cattedrale 100%. Ma i coglioni. Mi state prendendo a pizze proprio. Va bene, ho capito. Stop. Va bene. Plebiscito. Stop. Stop. Stop, raga. Stop, stop. Stoppone megalone. Intanto la grazia se la siamo presa. La useremo presto. Capirai. Sembra enorme. Nuovo Fashion Souls per me. Nuovo Fashion Souls per Maria Annona. Questo.
Li metterei questo. No, quello è terribile. Mariano, vai, procedi. Intanto mi avvio alla cathedral. A questo punto dovrei vedere, ma non vedo. Dovrebbe torreggiare. Nonno lo il migliore. Scusa, mi hai fatto morire, mi state a più a pezzi. E dai, vabbè, si scherza. Si sta bene qui. Accettate lo scherzo, mi sento abbastanza creativo nel... Eh no, questi non li volevo vedere. Mi sento creativo nelle cose che succedono qui. È una cosa bella. La famosa carbonara del vichingone. Vado per tornei. Mi chiamano per campionati. Prima è ranged. Ricordate sempre. Prima ranged, poi gli altri. Mutate il mago. Presto! Mutate il mago! Uccidetelo! Prendete il mago! E qui è tanta roba, eh. Cattedrale su una palude, su un laghetto, estremamente, estremamente figo. Maschera di Oslo, ok? Di Oslo, maschera di Oslo. Ok. Corazza del lupo sanguinario. Quella di Blade. Corazza di Blade. Dovrebbe stare qui. Dov'è? Corazza di Diallos? Ok. Questa? Pantalone a scaglie? Guanti a scaglie? Questa? Oh, non sto a capire. È una certa. Intanto metto Raging Wolf Set. Ah, ho capito. Ho capito qual è. Ho capito. Non vi incazzate. Ho capito. E dove sta però? Ordine per peso. Vabbè, sta Fashion Soul è un disastro. Abbiamo sbagliato tutto.
Allora, mi sa che non ce l'ho. Ce l'ho. Poi tutte e due quelle a scaglie, giusto? Vanno tanto quelle a scaglie. Vai giù, forza, dai. Arrivo tra poco, dai. È l'amante che mi reclama. È il gatto. Può esistere una roba del genere? Mi reclama. Fashion Soul, devastante questo qui, eh? No, no. Guarda dove si cazzo si deve andare a infilare il gatto. Via. Scusate, eh. Sono completamente in balia di quello che vuole fare il gatto. Prima o poi viene una bella schicchera sto gatto. Sì, la maschera di Diallos è la vera perla. Siamo in merda. Merda. Ci dobbiamo togliere dal fett. Dal fett roll, lo sai? Posso caricare uno slot. Allora, 20 minuti da ora, poi stacchiamo. 1:30 all'1:50 tutti a caso. Devi fare la quest, fatta per bene però. Non ti puoi sbagliare di uno step. Con Mariano ho fatto tutto per bene. La presenza di questi qui, che mi ricorda Caria, ovviamente, mi indispone un po', sinceramente. Sono un po' indisposto. Raga, io con Marianna ho fatto la walkthrough, quella super potente di Extra Life. Ci abbiamo messo mesi a farla. Però c'ho tutto praticamente. Tutto. Ho letteralmente tutto. No, non si può fare. Che vi avevo detto prima gli arcieri e poi tutto il resto. Molto bene. Sì, ci sono molti passaggi da fare. È complicato perché devi passare per una brutta chain a Villa Vulcano. È tosta da prendere, raga. Da prendere è veramente tosta. Ha a che fare con, adesso se mi ricordo bene te lo dico, questi non me li posso ritrovare qui, questi sono a casa di mia zia, non hanno senso di essere qui, lo scopriremo. Complimenti. Se non mi ricordo male, c'è la parte dove tu devi seguire la linea degli assassini che devi compiere per conto di Villa Vulcano. Se non fai quella chain quest bene, non la potrai mai prendere.
sì, il gatto si sta ribellando. Qui feels like a home, eh? Cattedrale di Manus Medir. Aspettate un attimo, io questo nome l'ho già sentito. Questa è la cattedrale di Manus Seles. Questa invece è la cattedrale di Manus. Vabbè, quello che è. Mi pareva di averla già sentita questa desinenza a Manus. Qui colpo di classe, eh? Qui hanno fatto per una volta un'illuminazione molto interessante. Colpo d'occhio importante. Cattedrale Manus Metir, ok. Qualcuno ci attende lì giù. Per carità. E chi sarà quella lì? Allora, il problema qui è che qui questo luogo strilla caria dappertutto. Cioè, parliamoci chiaro. Stiamo parlando di qui, eh? Succursale della Ia Lucaria qui. È proprio 100%. Condite quasi anche lo stesso dungeon. Lo stesso dungeon, la stessa mappa. Io però esco. Non voglio continuare a vedere. Non voglio parlare con quella signora. Se è una signora. Lucciola scintillastra. Andiamo fuori. Mi vado a riprendere le mie rune. Silvuple. Sacerdotessa con la spada. Non mi dice niente neanche questo. Io ho preso una pausa da Elden Ring e sto dando alle farm su Minecraft. Ecco, Minecraft è un altro mega gioco che vorrei portare prima o poi in canale. Sono appassionatissimo di Minecraft. Questi sono i fantocci che proteggevano i sacerdoti. La Raia Lucaria, senza se e senza ma. Sì, dal caso che riconosciamo benissimo. Ovvio. Deboli la magia nel caso in cui gli stregoni li avrebbero dovuti abbattere. Quindi deboli la magia per forza. C'è un bel accampamento di merda qui, eh.
Interessante questo. Ce ne sono molti. Quella è una marionetta nuova. Che lancia le lucciole a questo punto. C'è un violetto qui sotto, non me lo voglio perdere il pezzo. Appunto un sacerdote. Di questa roba ne vediamo tanta nell'interregno. Sembra proprio essere una succursale dell'interregno, proprio presa qui. Sommo potentato. Vaso magico grande. Sai che pericolo questi qui se ti prendono a giro? Soldato della marionetta. Cioè, non si scherza, guarda che è questo. Dagli alberi, da paura. Ma imboschiamo pure noi, eh? Attenzione. Io ho un gruppo di amici. Sono usciti con gli autocrafter. Sto facendo peggio invenzioni. Io sono sempre quello per la modalità sopravvivenza. Che cerca di fare e costruire qualcosa. E non ci riesce mai. Che impalata. Unghia scintillante. Questa potrebbe essere buona. Consuma più per lanciare un'unghia magica che si frantuma. Unghia di pietra sormontata da una schiera fluttuante di impronte scintillanti, oggetto da creazione. Consuma PA per lanciare un'unghia magica che si frantuma al volo. Le lamprede a guardia delle rovine delle dita, che abbiamo visto due puntate fa, somigliano più a falangi che a esseri umani. Le lamprede, finalmente sappiamo la natura di quelle bestie. Sono delle lamprede. Motivo per cui i tessitori di dita ne imitarono la stregoneria. Tessitori di dita, anche qui. Altra lore incompleta, chi sono i tessitori di dita? Non si sa. Corsi di estetista. Non posso mettermi qui all'1:30 a sparare alle lucciole. Che imbarazzo. Farò un software. Mettimi le lucciole. Mettimi le lucciolette, per favore. Questo è il retro della cattedrale. Cimitero. Ci avete fatto caso che alle tombe adesso quelle fantasma non ci sono più? Io ci ho fatto caso? Molto ci ho fatto caso. Qui non sembra neanche più il regno dell'ombra. Non lo rifaccio. Vero, non posso attaccare. Giusto.
Cattedrale di Manusmetir. Possiamo parlare con Sua Maestà? Cosa sappiamo di questo posto? Praticamente niente. Molti libri, ma catastati. È comunque una cattedrale. Quindi punk. Comunque, in attesa di preghiera. Che qualcuno si metta a pregare. Pregare chi però? Hanno distrutto tutto. Non vedo bruciature però, eh? Anche questo è un dettaglio molto importante. Questo posto è stato devastato e basta, non è stato dato alle fiamme. Fateci caso. Non è stato dato alle fiamme manco per niente. È un uomo. Mi sa che è un uomo. No, non è un uomo. È un uomo? No, non è un uomo. Well, we don't often receive visitors. I am Ymir. Welcome. Ymir. Manusmetir. It is a pleasure to have you. In lands so forsaken as these, chance encounters are precious indeed. Seeing that we have convened here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. Collana incisa. Sembra proprio il pistolotto nella Valle delle Dita. Sembra uguale al pistolotto che abbiamo trovato al centro della Valle delle Dita, con cui non potevo interagire. Mappa delle rovine. Mappa per le antiche rovine ricevuta. Controllo l'inventario. Antiche rovine? Cosa? Collana incisa. Collana azzurra composta da una sottile pietra oblunga lavorata dall'interno consente di suonare la campana presa dalle rovine sacre. Fu il conte Ymir a dirlo. Il destino di chi suona la campana appesa sarà guidato dalle stelle. Ecco perché non si riusciva a fare niente. Ma come nella vita reale, noi non possiamo sapere di visitare un posto e di ricevere comunque un qualcosa per far funzionare quel posto. Non funzionava e basta. Però ci sta, fa parte dell'esplorazione. Se vediamo cose prima che non funzionano, poi recuperiamo ciò che ci fa funzionare. Il non funzionato. In questo caso la collana incisa. Lo disse Ymir. Mappa delle rovine. Vecchia mappa ormai sporca e ingrigita. Ricevuta dal conte Ymir, prelato. Indica la posizione delle rovine sacre. Il mio unico intento è aiutare. Sei sicuro? Molto falloidale. Non mi fate dire niente, dai. Potrei essere sgarbato. Ma noi le rovine ovviamente le abbiamo. La mappa è totalmente. Aspetta. Perché qui ci sono altre rovine. C'è rovina 1. E comunque andremo a suonare il piffero. Rovina 2. Ma la rovina 2 dobbiamo entrare e cercare di uscire da questa parte. Cratere con un ponte. Boss finale. Con Ymir prelato.
sicuramente brutto, molto falloidale. Gazivik. Mi sto facendo gasare, ammazza. Top. Si dice che chiunque suonerà questo strumento nell'antica valle verrà guidato dalle stelle. Ma le stelle erano state fermate da Radan. Però l'abbiamo sconfitto e quindi le stelle si sono riprese. Hanno ripreso il normale moto del cosmo, facendo godere sua sorella Ranni. Godere di nuovo. Un ultimo gemito. È quel modo che poi la quest di Ranni va avanti a Nogron, quando il meteorite scende giù. Eh sì, qualcosa non va. Diventa un mercante. Spero che ci dia nuove spell. Oh, questa non ce l'avevamo. Questa è l'unica che non abbiamo. Evanescenza di Miriam. Perché non l'ho sentita? Non è la prima volta che la sento, Miriam. Bugiardo, è una maschera, non hai visto niente. Ragazzuoli, buonanotte, sto barcolando da un po', bella, non fate l'alba. No, adesso andiamo. 1:51 abbiamo detto. Finito il Fashion Souls. No, no, la scoperta di questa roba la lascio alla live di domani. Però mi leggo questo. Evanescenza di Miriam, stregoneria di una precettrice al servizio della famiglia reale di Caria. Poi qualcuno mi spiegherà perché c'è la succursale di Caria qui. Consente di nascondersi in una foschia di scintipietra per poi riapparire dopo qualche istante. La direzione premuta determina dove riapparirà. Un teleport? La curatrice della sala da studio era la massima esperta di questa stregoneria, che infatti porta il suo nome. La devo rileggere perché ho ruttato tutta la mia vita. Evanescenza di Miriam, stregoneria di una precettrice al servizio della famiglia reale di Caria. Consente di nascondersi in una foschia di scintipietra per poi riapparire dopo qualche istante. La direzione premuta determina dove riapparirà. Un teleport. Ma di quanto? La curatrice della sala da studio era la massima esperta di questa stregoneria. Tutti andavano da lei, che infatti porta il suo nome. Un successo stellare. La compro. Le altre le abbiamo? Chiedi della stregoneria scintipietra. I too am a glintstone sorcerer. Study the stars and examine the life therein. Tu lo sai contro con chi stai parlando, vero? Ci interroga. Ci ha detto tutto e niente, siamo figli delle stelle. Questo è il concetto.
Vale sempre quella legge. Figli delle stelle. Oh, yes. Do mind your feet around the church. You wouldn't want to hurt the little boy. Al bambino?